Parliamo di Fontamara di Ignazio Silone, o meglio, il suo vero nome era Secondino Tranquilli, ma utilizzò sempre Ignazio Silone come nome d'arte. Il romanzo è stato pubblicato per la prima volta pensate in lingua tedesca in Svizzera nel 1933. Il romanzo è stato disponibile in Italia solo nel 1945 per la prima volta. Un romanzo meraviglioso e vedremo a breve il perché. Intanto basti dire che Fontamara è diventato negli anni il romanzo simbolo di denuncia di ogni violenza, di ogni prevaricazione e di ingiustizia. Fontamara, che cos'è? È un villaggio. È un villaggio, sì, ma <clears throat> addentriamoci meglio nella trama per vedere di che cosa parla questo meraviglioso romanzo libro di cui vi invito a tutti, insomma, la lettura, perché è un libro meraviglioso. Bene. Siamo nel giugno 1929. In un immaginario paese collocato vicino ad Avezzano, in Abruzzo, in particolare nella zona della Marsica. Come si chiama il paese? Fontamara. Ebbene, non arriva più in paese l'elettricità la fornitura è stata interrotta perché alcuni abitanti non pagavano le bollette. Sperando di rimediare a questo problema, a questa fatalità, come verrebbe definita, ogni cafone, e vedremo a breve chi sono i cafoni: firma una, accetta di firmare una misteriosa carta bianca portata a loro dal cavalier Pelino che è un granduca della milizia del regime fascista, che è salito al potere qualche anno fa, che poi, eh, insomma, la quale si scoprirà essere, ma questo lo si capirà dopo, eh, l'autorizzazione a togliere l'acqua per irrigare i campi, indirizzandola verso i possedimenti dell'impresario. Ecco, l'impresario è un po' il Deus. Ex macchina potremmo dire, cioè quello che tutto controlla, tutto comanda. E, è una sorta di Truman Show Fontamara in questo senso. E, e questo impresario, altri non è che un imprenditore legato al regime che ha ottenuto la carica di podestà. Ecco, ma chi sono i cafoni? Beh, i cafoni non sono altro che i contadini analfabeti che popolano Fontamara. Poi vi leggerò dei passi meravigliosi di questo romanzo proprio su questo tema. Ebbene, insomma, i cittadini, i cafoni, si accorgono dell'imbroglio. Cioè, questa carta bianca che il cavalier Pelino gli porta ai cittadini per essere firmata, beh, in realtà è un'autorizzazione per togliere l'acqua, anziché utilizzata per irrigare i campi, indirizzata verso i possedimenti dell'impresario. Quindi che cosa fanno quando scoprono il tutto i contadini? Cercano di accordarsi, cercano di negoziare, ma vengono continuamente presi in giro. E quindi pensate che quando le eh, donne di Fontamara si recano a casa dell'impresario per cercare di convincerlo a ridare loro l'acqua, che è un bene primario, indispensabile soprattutto per i campi, L'avvocato, che si chiama Don Circostanza, nome profetico e certamente non casuale, si offre come mediatore. Care donne fontamaresi, benissimo, io mi offro come mediatore. Facciamo un accordo per cui tre quarti eh, delle acque scorrano nel nuovo letto del fiume, mentre i tre quarti del rimanente nel vecchio, così che ognuno abbia tre quarti. Questo giochino numerico. Insomma, più tardi, di fronte poi alla pretesa dell'impresario di avere in usufrutto l'acqua addirittura per 50 anni, l'avvocato dice: vabbè, riduciamo il termine a soltanto 10 lustri. Quindi, presi in giro, prevaricazioni, l'acqua ai fontamaresi non gliela vogliono insomma dare. Quindi, il paese a un certo punto diventa l'oggetto di una violenta incursione degli squadristi fascisti che vengono inviati a Fontamara dopo una segnalazione di Pelino, ve lo ricordate il tizio che distribuiva questi fogli sui quali apporre la firma? Ebbene, questi violenti fascisti che cosa fanno? Appunto, violentano le donne e registrano ogni singolo abitante come ponendo loro una domanda Chiedendogli chi è viva, domanda a cui nessun fontamarese risponde, il duce, risposta che sarebbe stata molto auspicata dal regime di allora, perché perché il paese era ignaro appunto dell'avvento del fascismo? Quindi anche qui l'ennesima presa in giro, una domanda alla quale il, gli squadristi sapevano bene che i fontamaresi, appunto i cafoni, non avrebbero saputo e anche potuto rispondere in un certo modo. E quindi la comunità inizia a disgregarsi. Abbiamo la figura di Berardo Viola, che è l'uomo, potremmo dire, più robusto, più potente, più forte di fontamara, che cerca fortuna fuori dal paese, ma purtroppo il lavoro gli viene negato. Perché? Beh, perché Bernardo è un cafone. Sì, un caffone nel senso appunto che vi ho detto pochi istanti fa, cioè un contadino. Torna a Fontamara e mentre appunto è sulla strada di ritorno alla stazione di Roma incontra la Vezzanese. La Vezzanese è un partigiano, un conterraneo, sempre della Marsica che aveva conosciuto precedentemente in Abruzzo. Beh, la Vezzanese e Berardo vengono arrestati in questo viaggio di ritorno vengono arrestati per un equivoco e Berardo poi effettuerà durante questo periodo di convivenza in cella con la vezzanese una certa crescita e subirà anche una certa maturazione politica. Questo impegno di Berardo, questa maturazione, questa crescita interiore lo porta ad, ehm, ad autoaccusarsi. Nel senso che tutti quanti stavano cercando in carcere questo sconosciuto, questo il cosiddetto solito sconosciuto lo chiama Ignazio Silone, ebbene lui si autoaccusa di essere il solito sconosciuto. Il solito sconosciuto è un sostenitore della resistenza, quindi potremmo dire un partigiano. Quindi Berardo viene torturato a morte e si fa credere poi alla cittadinanza che lui si sia suicidato quando in realtà siamo, sappiamo benissimo avete già capito anche se non avete ancora letto questo capolavoro che questo non è avvenuto in risposta i cafoni gli abitanti di fontamara fondano un giornale un giornale che ha un nome profetico che è il seguente che fare quindi un giornale con il punto di domanda che si chiama che fare e in questo giornale finalmente Acquisiscono quella che il filosofo Karl Marx chiamava la coscienza di classe. Cioè i fontamaresi iniziano a rendersi conto della necessità di denunciare i soprusi subiti e l'ingiustizia della morte del loro compaesano. I fascisti reprimono tutto. Continua, diventa ancora più forte, si intensifica la repressione. Viene inviata un'ulteriore squadraccia di fascisti a Fontamara che fa strage di abitanti. Si salvano alcuni fontamaresi e fra loro i tre narratori della storia. Questa è la trama. Un romanzo meraviglioso, un romanzo bellissimo, un romanzo scritto con una forza d'animo, con una onestà intellettuale veramente unica. E io volevo leggervi qualche breve passaggio perché Silone va letto ma va soprattutto meditato. Silone è un grande intellettuale e quindi va analizzato, va meditato, va compreso proprio anche in quei passaggi più intimi, nell'utilizzo degli aggettivi, nella descrizione anche sarcastica perché c'è molto sarcasmo in questo romanzo, un sarcasmo amaro. Ecco come descrive Ignazio Silone il legame con la terra. Questo è un romanzo sull'agricoltura, è un romanzo sul lavoro, è un romanzo che sa... Avete presente i mangiatori di patate di Van Gogh, altro capolavoro in questo caso pittorico? Ebbene, ecco, li troviamo qua, i contadini, i mangiatori di patate. Eh, avete presente eh, i macchiaioli, no? facendo un parallelismo tra letteratura e pittura, ecco noi abbiamo quel clima lì, abbiamo un clima rurale, un clima di contadini, ma in un contesto appunto fascista, in un contesto di fascisti violenti e prepotenti. Ignazio Silone dice, fra la terra e il contadino, dalle nostre parti, ma forse anche altrove, è una storia dura e seria. È come tra marito e moglie. È una specie di sacramento. Non basta comprarla perché una terra sia tua. Diventa tua con gli anni, con la fatica, col sudore, con le lacrime, con i sospiri. Se hai terra nelle notti di maltempo tu non dormi. Anche se stanco a morte tu non riesci a dormire perché non sai quello che sta succedendo alla tua terra. E al mattino corri subito a vedere se un altro ti piglia la terra, magari pagandola col denaro, è sempre un po' come se ti portasse via la moglie. E anche venduto un pezzo di terra conserva per molto tempo il nome del vecchio padrone. Quindi sentite che legame quasi mistico. Quindi anche qui non è, la terra, non è il contadino, c'è un rapporto materno, carnale, viscerale. Ecco perché l'acqua è un elemento centrale, l'acqua che nutre la terra, cioè che nutre la, che nutre la madre dei cafoni, cioè dei contadini. Fontamara rappresenta lo spaccato di una realtà, i cafoni, quindi gente semplice, gente che Silone descrive in tutte le, sue, in tutte le loro sfaccettature, persone in realtà ricche di personalità ma che vengono considerate inferiori a causa di questa cultura diversa dalla massa, una cultura appunto l'abbiamo appena visto, una cultura della terra, una cultura del lavoro, una cultura contadina che non ha nulla a che fare con la società ipocrita alla quale siamo abituati, una cultura che asseconda il ritmo della natura, che fa vivere quello che si chiama l'orologio biologico quindi che non ha interesse per la burocrazia, per le leggi inutili, per l'apparenza, oggi diremmo per l'aperitivo, per il selfie, per la discoteca. Ecco, Silone sfrutta la voce dei caffoni. I caffoni si alternano nella narrazione e descrivono un periodo drammatico della nostra storia, il periodo del fascismo. Una storia, tante vite tante vicende che si intrecciano attorno appunto all'acqua usata dal potere come arma di distruzione, per sottomettere, per eliminare chi si oppone al potere stesso. L'acqua da elemento di vita in silone diventa elemento di morte. La politica, abbiamo in questo romanzo, la politica del più forte, la politica della violenza, della prevaricazione che si fa largo fra le persone di ogni tipo. Quindi quella di Fontamara è una storia, l'abbiamo già detto, di prepotenze, di violenze, di sopraffazioni, di abusi perpetrati a danno di una popolazione povera ed ignorante. Una popolazione che è condannata a vivere nella miseria. Quindi non c'è la provvidenza in Ignazio Silone in Fontamara. Non c'è la provvidenza che abbiamo conosciuto con i promessi sposi. Non c'è. E se c'è, la provvidenza è rovesciata. Non c'è né Manzoni né Hegel. Cioè non c'è l'ottimismo della storia, c'è il pessimismo. Cioè, se c'è una provvidenza essa è demoniaca, è diabolica e certamente è contraria ai cioè i più deboli, cioè i contadini. La legge come interpreta la, come viene interpretata la legge in fontamara? Beh, la legge è uno strumento usato dai più ricchi per sottomettere i più deboli e i più poveri. La legge è un modo per consentire ai ricchi di mantenere salda e immutata la propria condizione. La legge è uno strumento per impedire ai poveri la scalata sociale. La legge è un complesso di catene che imprigionano gli uomini, i contadini in questa condizione di dannazione eterna. Berardo Viola, che abbiamo conosciuto in particolare nella parte finale quando viene insieme alla Vezzanese incarcerato, dirà questo in merito alla legge. Un altro, come dire, un altro passaggio toccante, quasi commovente, di quanto è bello, di quanto è maestoso. Non si discute, dice Berardo Viola, con le autorità. La legge è fatta dai cittadini, è applicata dai giudici, che sono tutti cittadini, è interpretata dagli avvocati, che sono tutti cittadini. Come può un contadino, si chiede Berardo Viola, avere ragione? Vedete questa sottile ironia che si accompagna sempre a una condizione dolorosa, drammatica. Abbiamo parlato dell'acqua, quindi l'acqua, importanza ed elemento centrale, una, la sorgente che irriga i terreni dei piccoli proprietari nei quali lavorano a giornata i cafoni. stacco che viene usato dall'impresario che vuole sfruttare questo bene universale e prezioso per i propri comodi. C'è da dire anche che molti contadini sono accondiscendenti, sono delle pecore ridotte al macello, perché sono vittime dello status quo inalterabile, cioè non credono i contadini nella possibilità di un mutamento. E se quest'ultimo esiste, ebbene, esiste sempre e soltanto contro gli stessi contadini. Quindi Silone ci regala un capolavoro caratterizzato da una scrittura ironica, ma di una ironia amara. Va detto che questo romanzo ha avuto delle complicate vicende editoriali, perché fu pubblicato, vi stavo dicendo all'inizio di questo video, in Italia soltanto nel 1945 uscì per la prima volta infatti 12 anni prima nel 1933 uscì in tedesco poi venne pubblicato in italiano ma non in italia ma in francia nel 1934 poi venne pubblicata nello stesso anno la versione inglese nel 1935 venne pubblicato in unione sovietica quando uscì in Italia, pensate nel 1945, uscì a puntate con parecchi errori e refusi ai quali Silone dovette porre rimedio. Uscì nel 1947 la prima versione in volume e Silone poi si è rivolto a Mondadori che ha stampato il libro con eh, altre modifiche. Il romanzo è stato eh, lo spunto anche per... Un film uscito nel 1980 diretto da Carlo Lizzani con Michele Placido. Anche qui abbiamo dei dialoghi in dialetto marsicano. Quindi ecco un, eh, un romanzo calato nella terra, in questo caso anche il film. Quindi concludo dicendo che Fontamara di Ignazio Silone è un. Romanzo meraviglioso che andrebbe letto, ma non soltanto a scuola così per farci la relazione, ma andrebbe letto perché è un romanzo che parla dei poveri, dei deboli, dello sfruttamento, parla dell'ingiustizia, parla di quanto la vita sia amara e a volte involontariamente anche comica. Comica nella misura in cui tutto si pone contro. I più poveri contro i più deboli, in questo caso appunto contro i nostri cari caffoni. Una prosa asciutta, realista, pungente. Questo è Ignazio Silone. Silone. Questa è Pontamara. Per chi non l'avesse fatto, lo invito ad iscriversi a questo canale YouTube. Qui sotto c'è un tasto rosso, c'è scritto Iscriviti. Vi invito a cliccare su quel tasto. Aspetto i vostri commenti. L'avete letto questo libro? Vi è piaciuto? Ah, ti è piaciuto? Interessante, perché ti è piaciuto? Ah, non ti è piaciuto, perché non ti è piaciuto? Aspetto i vostri commenti su questo e su altri video. Iscrivetevi, condividete il video, vi aspetto anche su Facebook, su Instagram e su TikTok. Grazie mille per l'ascolto e buona lettura.